Ecco, siamo pronti. Parliamo di lui, parliamo di Edoardo Agnelli, nato a New York il 9 giugno del 1954 e morto il 15 novembre del 2000, figlio, uno dei due figli di Gianni Agnelli. La mattina del 15 novembre 2000 il suo corpo senza vita viene trovato da un pastore cuneese, Luigi Asteggiano, presso la base del 35esimo pilone del viadotto autostradale generale Franco Romano della Torino-Savona, nei pressi di Fossano. La sua croma scura, con il motore ancora acceso e il bagagliaio socchiuso, era parcheggiata a lato della carreggiata del viadotto che sovrasta il fiume Stura di De Monte. La magistratura conclude presto le indagini, formulando l'ipotesi del suicidio. Nel 2009 esce il libro 80 metri di mistero, la tragica morte di Edoardo Agnelli, di Giuseppe Puppo, nel quale viene rilanciata l'idea dell'omicidio di Edoardo. Nessuno lo ha visto buttarsi da quel viadotto in un tratto di autostrada dove transitavano 8 vetture al minuto. Inoltre Edoardo in quel periodo zoppicava e utilizzava il bastone, quindi è probabile che abbia impiegato almeno 2 minuti per arrampicarsi sul parapetto dell'autostrada per gettarsi di sotto, aumentando quindi le probabilità di essere visto. Altre perplessità vengono sollevate dalle condizioni del corpo, ritrovato con bretelle allacciate, mocassini ai piedi, nonostante il volo di 80 metri appunto, e la mancanza di indicazioni dei suoi ultimi spostamenti da parte della sua scorta. Seguono poi la rapida rimozione e sepoltura del cadavere senza effettuarne l'autopsia. Puppo ha fatto indagini in merito, ma adesso andiamo direttamente a sentire la sua voce, perché a breve sarà collegato con noi. Un attimo di pazienza, ho le mani, le braccia bioniche per alzare tutto quanto. Il telefono sta squillando e a breve sarà appunto in diretta. Eccomi. Ecco, professor Puppo, buongiorno, sono Laura, buongiorno e ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Ma grazie a voi, grazie agli ascoltatori per l'attenzione. Come sta? Abbastanza bene, grazie. A Lecce l'inverno è tiepido, umido, ma tiepido e lento, molto lento. Meno male, qui a Roma insomma fa un po' freddo, io sto con il cappello di lana in studio. Bene, insomma, già è arrivato un messaggio dalla chat, salutiamo il maestro, dice: è una storiaccia questa di Edoardo Agnelli, interessante, mai capita fino in fondo come 100 altre storie italiane. Ma insomma, cerchiamo di, intanto salutiamo il maestro che si è collegato appunto con noi e cerchiamo insomma di riepilogare dall'inizio la vicenda, tutto quello che lei ha studiato negli anni, e invitiamo anche gli ascoltatori a fare domande, visto che appunto il professor Puppo, Giuseppe Puppo, è qui a disposizione per rispondere. Beh, in sintesi estrema, si tratta di uno dei tanti, come ha detto lei, forse 100 no, qualcuno in meno, però sicuramente sì, misteri italiani non risolti, affrontati male, abbandonati e non risolti. Edoardo Agnelli muore nella versione ufficiale come suicida, ma dopo qualche anno comincio già subito veramente ad opera di qualcuno, ma nel corso degli anni cominciano i dubbi. Io mi trovo per caso a confrontarmi con questa storia nel 2008, all'epoca ero a Torino, e per caso mi imbatto in un documentario su internet che ad opera di alcuni studiosi iraniani, i quali erano venuti in Italia cercando di capire come mai Edoardo si fosse suicidato, una cosa che allora non era per loro concepibile, in quanto negli ultimi anni Edoardo era stato in Iran, aveva abbracciato la religione islamica e comunque non aveva dato nessuna convinzione di questo. Il documentario si trovava soltanto su internet e io, partendo da queste notizie, ho voluto cercare di capire, senza pregiudizi, facendo il mio mestiere di giornalista, se mi consentite, di buon giornalista, che deve andare a verificare le cose. Da qui è nato il libro 80 metri di mistero, che nel 2009 è uscito
Coinè Edizioni di Roma, fra l'altro, è uscito, e da quel momento la vicenda, come dire, è ritornata all'attenzione generale. Perché? Faccio ancora sintesi estrema. Prego, prego, guardi, ha tutto lo spazio a sua disposizione. No, vabbè, non voglio tediare oltremodo, anche perché sennò i discorsi sarebbero lunghissimi. Dobbiamo adeguarci al mezzo. Ecco, nel corso della mia inchiesta giornalistica di 80 metri di mistero, io ho trovato almeno 15 situazioni reali, concrete, che ostano, cioè che sono contrarie alla tesi ufficiale del suicidio, mentre non ho trovato nulla che mi confermasse la tesi ufficiale del suicidio. Iniziamo dopo l'uscita. Finisco brevemente la cronistoria. Dopo l'uscita del libro, altri giornalisti, soprattutto c'è stato un programma di Minoli, La storia siamo noi, c'è stato un documentario, un docufiction, lo chiamano così, un docufilm anzi, che ha ripreso tutta quanta la tematica. Ci sono stati pareri anche contrari, ma a tutt'oggi la questione è irrisolta, e questa è la sintesi. Esatto, ma andiamo a vedere innanzitutto quali sono i punti principali per il quale Edoardo Agnelli non si sarebbe suicidato. Innanzitutto c'è il fattore delle scarpe ai piedi, che secondo la fisica proprio, cioè, uno li dovrebbe perdere se cade da quell'altezza, giusto? Per esempio. Giustissimo. Un medico legale mi ha detto: guardi che spesso troviamo nei casi di uomini precipitati da un'altezza di alcune decine di metri, troviamo senza scarpe fuori gli scarponi allacciati, quindi è impensabile che i mocassini di Edoardo fossero rimasti ai suoi piedi. Altro elemento è anche il pigiama sotto i vestiti, se non ricordo male, giusto? Edoardo aveva una grande cura di sé. Se effettivamente si fosse suicidato, non si sarebbe mai andato a suicidare in pigiama. No, direi di no. Poi anche il fatto che comunque lo indossasse sotto gli altri vestiti, insomma, risulta anche abbastanza sospetto. Incomprensibile. Ma guardi, ce ne sono decine di queste, chiamiamole prove concrete. Guardi, ne dico qualche altra man mano che mi vengono in mente. Prego, prego, perché è quello che vogliamo sapere. Edoardo aveva in quei giorni un problema al piede. Zoppicava e si aiutava con un bastone a camminare, quindi era sovrappeso oltretutto in quel periodo della sua vita, e quindi risulta francamente incomprensibile come abbia fatto a potersi catapultare al di là della recinzione dell'autostrada. Nessuno l'ha visto, eppure in quel tratto autostradale, come ho ricostruito, passano decine in quel momento, una media di decine di autoveicoli al minuto, e nessuno l'ha mai visto. Non tornano i tabulati di entrata e di uscita, ma poi abbiamo, e questi sono gli argomenti del nuovo libro. Infatti abbiamo questa sorpresa, questa fantastica anticipazione sul nuovo libro e il seguito di 80 metri di mistero, giusto? In un certo senso sì, perché ormai questa storia è connaturata alla mia attività di giornalista, alla mia attività di scrittore. Nel corso di questi ultimi anni, quindi dal 2009 a oggi, nel corso di questi 3-4 anni, ho continuato a ricevere notizie, ho continuato ad indagare. Il risultato di queste nuove attività di indagine hanno formato un nuovo libro, materiale per un nuovo libro, che si chiamerà Un giallo troppo complicato col punto interrogativo, e uscirà adesso non so dire esattamente quando, sa, gli editori sono sempre un po', come dire, imponderabili nei loro tempi, ma siamo già alla correzione delle bozze, quindi uscirà con Solfanelli editore nelle prossime settimane è imminente l'uscita. Una prova concreta, c'è un testimone oculare che dice di aver visto il cadavere di Edoardo, di aver sentito il tonfo
e di averlo visto lì sotto il viadotto alle ore 8:30 al massimo, ma secondo lui anche prima delle 8. È un testimone attendibile, è un testimone che all'epoca non aveva parlato, come dice lui, perché nessuno mi aveva chiesto nulla. Infatti l'indagine o la pseudo indagine della polizia di quei giorni fa acqua da tutte le parti, e che nel corso di questi mesi, di questi ultimi anni, si è deciso a parlare e ha rivelato di essere sicuro, in quanto è un pastore che ha una, che insomma assiste le mucche, di averle portate al pascolo come tutte le mattine prima delle 8, e di aver visto, di aver sentito, di essere stato svegliato dal tosto, di aver visto lì il cadavere di Edoardo prima del, ma al massimo, dice lui, le 8:30, ma ha ragione di credere prima delle 8. Ora i tabulati della macchina di Edoardo sono incentrati intorno alle 10:20, 10:30, alle 11. Quindi questo, come dire, conforta la tesi della messa in scena e non del suicidio. Arriva comunque però un messaggio dalla chat, sempre dal maestro, dice: Edoardo però era una persona molto problematica, dalla psiche instabile, una specie di mistico e con, pare, problemi di tossicodipendenza. Risulta questo giusto? Poi prosegue, finisco la domanda: era uno che non riusciva comprensibilmente a reggere le enormi responsabilità e le attese su di lui derivanti dall'essere l'erede della famiglia Agnelli. Quindi c'è anche questa componente che si aggiunge al quadro, una persona comunque molto, molto complessa, con dei lati oscuri abbastanza, una parte oscura abbastanza rilevante da tenere anche in considerazione. Oltre alla sua conversione all'Islam, ricordiamo anche i viaggi fatti in India, o comunque anche... In Iran, anche comunque l'uso di sostanze, che è comprovato anche, se non sbaglio, da un arresto, o comunque ci sono in Africa, ma quella fu... Allora, rispondo con calma. Il discorso qui, se mi consentite, è un pochino più complesso, no? Anche perché poi arriviamo al nocciolo della questione, che sono gli interessi di Edoardo in Fiat. Allora, vado con ordine. Innanzitutto io non mi sono voluto occupare di gossip, ho levato le decine di segnalazioni di fatti che non c'entrano con la mia inchiesta. È vero, Edoardo aveva problemi, in periodi della sua vita ha avuto problemi di tossicodipendenza, questo è riscontrabile, questo è vero, ma questo nulla implica, nulla comporta alla sua situazione di fondo, al discorso di fondo. Io ho scoperto una personalità in realtà meravigliosa, sia lo dico questo nel primo libro, sia lo dirò meglio nel secondo. Edoardo aveva a cuore gli interessi non soltanto dell'azienda, ma gli interessi dello Stato, dell'Italia, della collettività intera. Edoardo si batteva per un capitalismo diverso. Credeva, ecco, per esempio, ho scoperto delle lettere di Edoardo, che è già pubblico nel primo libro, dove prende posizione, anticipa la crisi del capitalismo basato soltanto sulla finanza, basato sulle speculazioni finanziarie. E quindi aveva quest'animo nobile e una grande preveggenza nel dire già anni prima che un capitalismo così fatto non poteva reggere, e che bisognava riconvertire anche la produzione industriale a un nuovo modo di intendere. La produzione al servizio della collettività. Ecco, Edoardo avrebbe voluto un'azienda, la sua, la Fiat, che è poi l'azienda più grande in Italia, una vera e propria impero multinazionale, non al servizio dei propri interessi del profitto, bensì al servizio della collettività. Queste erano le idee di Edoardo. Poi smentisco quest'ultima cosa: non è vero che Edoardo non volesse interessarsi dell'azienda, ne era stato estromesso. Ah, questo è un dato, sì, importante, esatto. Quindi stato estromesso. Avvalora eventualmente la tesi, o comunque l'ipotesi, di una congiura contro di lui? Sicuramente, questo fa pensare moltissimo. Già in 80 metri di mistero io scopro che alcune settimane prima ad Edoardo era stato chiesto di firmare
una rinuncia ad Edoardo, che intanto nel corso degli anni non era stato mai concesso di occuparsi attivamente dell'azienda, ma negli ultimi mesi della sua vita, nelle ultime settimane, io da tre persone diverse, ognuna delle quali ignorava l'altra, quindi tre persone diverse mi hanno confermato questo, di aver ricevuto le confidenze di Edoardo, per cui gli era stato chiesto di firmare una rinuncia ai suoi interessi e alle sue partecipazioni in Fiat in cambio di beni mobili ed immobili immediati, un po' quello che è successo poi a Margherita, sua sorella, e che invece Margherita ha accettato, salvo poi rivalersi nel corso della vicenda giudiziaria in separata sede. Edoardo avrebbe voluto interessarsi di Fiat, avrebbe voluto vedere fra l'altro i conti dell'azienda, soprattutto i conti segreti dell'azienda, perché col processo poi intentato da Margherita abbiamo scoperto che la Fiat gestisce ricchezze enormi in conti offshore, in conti all'estero, di cui non è dato sapere, e questo è cronaca giudiziaria degli ultimi mesi. Ecco. E questo ovviamente mi fa pensare a un complotto, ecco, io sono molto attento ad usare questa parola, ma se c'è un motivo per cui Edoardo, perché poi mi chiedono, ma allora se non si è suicidato è stato ucciso, e perché? Ecco, forse il perché va ricercato in questa direzione. Mm-hmm. Poi ricordiamo appunto anche la sua conversione all'Islam, religione che assolutamente condanna il suicidio, quindi insomma... Guardi, proprio ieri ho ricevuto una lettera dall'Iran dove Edoardo continua ad essere studiato e venerato. Ecco. Ci sono delle associazioni, sono in preparazione due libri scritti in farsi, credo che sia le lingue, come si chiami la lingua ufficiale dell'Iran, che approfondiscono queste tematiche nei periodi che Edoardo ha vissuto in Iran. Ora intendiamoci, Edoardo era una personalità sicuramente religiosa e la sua conversione all'Islam non è, a mio modo di intendere, una conversione proprio, ecco, non pensiamo ad Edoardo che in maniera ortodossa segue tutte le direttive, ma indubbiamente soggiorna in Iran, si interessa della religione islamica nell'arco di un contesto più ampio che lo vede attento alla spiritualità, alla religiosità, agli interessi insomma spirituali e non materiali asserviti al potere, asserviti all'economia. Edoardo, che fra l'altro mi ero dimenticato, questa è una cosa bellissima, dialoga con i potenti della terra chiedendo loro ogni volta, perché tra l'altro era cittadino americano, aveva un accesso diretto al segretario di Stato Colin Powell, potentissimo segretario alla difesa dell'epoca, e ogni volta che l'America interviene nel mondo passa ore e ore al telefono a dire ma non intervenite, la guerra è una cosa che bisogna superare, deve diventare un tabù e dobbiamo divulgare la cultura della pace, anche il capitalismo che voi cercate di esportare non è la soluzione ai problemi del mondo ma li aggrava, una cosa bellissima, per dire della straordinaria personalità che è venuta fuori studiando bene questa figura. Insomma, un personaggio interessante dalle mille sfaccettature. Noi attendiamo quindi il seguito di questo libro, visto che comunque dal 2009 ad oggi ancora risulta assolutamente attuale, quindi cioè, ne avvalora anche il successo del suo scritto, e per questo e di questo con lei mi complimento e mi continuo a complimentare, è sempre un piacere sentirla. Quindi ricordiamo il titolo del sequel, Un giallo troppo complicato. Complicato, in uscita fra poco per Solfanelli, mentre tutta la documentazione precedente è in 80 metri di mistero, edizioni Koinè, che continua a essere, come dire, divulgato. Mi consente prima di salutarci un piccolissimo aggiornamento? Assolutamente, lei è il padrone qua, insomma, ospite grazie, preferito. Grazie, prego, prego. Allora, io ho fatto il mio dovere di giornalista che si è imbattuto in un caso irrisolto,
e ha cercato di fare semplicemente il proprio mestiere. Ora il giornalista ha dei mezzi limitati, parlo dei colleghi, quindi capite il mio discorso. Qui il caso si risolve se la magistratura si decide a riprendere in mano la situazione e a fare per tutti quegli atti, tutte quelle indagini che non furono fatte all'epoca. Ora non si tratta di un accanimento, è un vero e proprio mistero italiano rimasto irrisolto, con delle ripercussioni enormi se pensiamo soltanto ai finanziamenti, alle strategie, ai fondi occulti dell'azienda della Fiat, quindi di attualità estrema oggi più che allora. Che cosa è successo fra l'altro? Allora, a parte il testimone di cui vi ho raccontato, a parte altre decine di prove concrete di cui parlo nel mio nuovo libro, è successo un piccolo fatto. L'azienda ha querelato non me per il libro, perché io non ho ricevuto nessuna pressione, niente di niente, ha querelato un azionista della Fiat che chiedeva conto parlando del mio libro, e parlava di Edoardo come non di suicidio, e chiedeva conto all'azienda quindi di muoversi in questa direzione. Ho avuto una querela per diffamazione, la querela è andata avanti, qualche mese fa, appena 3 o 4 mesi fa, quest'estate, insomma è cronaca di quest'estate, il magistrato ha assolto l'azionista Fiat che aveva fatto queste affermazioni, dicendo che aveva ben ragione di sostenere la tesi non del suicidio, perché ci sono elementi concreti che portano ad una diversa spiegazione del presunto suicidio di Edoardo. Questo è scritto nero su bianco su una sentenza della magistratura, e mi sembra che possa essere un primo segnale di un interesse della magistratura a voler riprendere in mano l'indagine, l'inchiesta che soltanto la magistratura può portare a compimento con i mezzi ovviamente che un giornalista non ha e non può avere. Bene, insomma, quindi c'è anche una grande responsabilità da parte sua. Noi la ringraziamo per la sua partecipazione, rinnovo ovviamente l'invito anche ad altre volte. Se viene a Roma, mi raccomando, me lo faccia sapere, che sarei contenta, insomma, di incontrarla. E se quando uscirà il nuovo libro, insomma, ci sarà la mia premura avvisarvi. E intanto grazie davvero per l'attenzione e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a lei, buona giornata e buon lavoro, e a presto. Saluti a Roma, saluti a voi, grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. E insomma, questo era l'intervento di Giuseppe Puppo, giornalista, appunto autore del libro 80 metri di mistero, la morte insomma di Edoardo Agnelli, un caso di cronaca ancora apparentemente aperto, e appunto abbiamo appena sviscerato quelli che sono i punti oscuri della sua morte. Andiamo in pausa musicale e rientriamo a breve con altre notizie e altre storie.